Ciao da Piero Gipardo, benvenuti a questa sfida che promette gol e spettacolo. Con me per il commento tecnico c'è Stefano Nava. Ciao Pier, si aspetta solo il fischio dell'arbitro per dare il via alla gara. Match di oggi che ha per protagoniste Cagliari e Inter. Da seguire sicuramente questo giocatore, dato in grande condizione, tra le possibili attrazioni di questa sfida. È un fulmine di guerra lanciato in campo aperto, è praticamente impossibile da fermare, mentre nello stretto fa ammattire i difensori con la sua rapidità. Ecco gli 11 di partenza del Cagliari. Si schierano in campo col 4-4-2 più offensivo rispetto al solito, con i centrocampisti che devono dare una mano agli attaccanti. Credo che il tecnico voglia aggredire da subito la formazione avversaria sfruttando le armi a sua disposizione. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. 4-5-1 per loro oggi, che all'occorrenza potrebbe diventare un offensivo 4-3-3. Il tecnico punta molto sull'apporto dei due esterni, sia nella fase di non possesso, sia sul ribaltamento dell'azione, quando saranno chiamati a spingere per supportare l'unico attaccante di ruolo. L'Inter è il terzo club italiano ad aver vinto lo scudetto per 5 anni di fila, dal 2006 al 2010, anche se ovviamente il campionato 2006 è quello condizionato dalle sentenze di Calciopoli. Eh beh, certo, in precedenza era riuscito solo alla Juventus negli anni 30 e al grande Torino. Gara che verrà diretta da Filippo Giacoletti. Inter che può gestire il primo pallone del match. João Mario. Buono il recupero, possono ricominciare. João Pedro. Pisacane. Padoin. João Pedro punta l'area, intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Attenzione ai cardi e c'è il tiro, palo, occasione, palla ancora buona. Ottimo intervento difensivo. Ionita. Barella. Varagna metri. Attenzione al tiro. Ionita. Tiro respinto. E ci sarà calcio d'angolo per il Cagliari. Pallone in mezzo, pallone spazzato via bene dalla difesa. Cigarini. Ionita. Padoin. Prova a cambiare gioco. João Pedro. Candreva. João Mario. Ci sono metri a disposizione. Ecco il tiro. Tiro murato. Vessino.
tanti giocatori dietro la linea del pallone, chiara l'intenzione di difendersi e semmai di ripartire. Dalbea, attenzione a Perisic, la difesa la meglio e allontana il pallone. C'è spazio per andare, occhio che guadagna metri. João Mario può cercare la porta, nessun problema qui per il portiere. Candreva ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Palla recuperata dagli avversari. Maurito Icardi si avvicina all'area, perde palla. João Pedro, Sau, Borriello, Dalbea, Vessino, Icardi. Guadagna metri verso l'area. Può scambiare con il compagno. Occhio al cross, nessun problema per il portiere. João Pedro interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Occhio al suo movimento, João Mario. Perisic la mette in mezzo con questo pallone. Attento qui il difensore che allontana. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Finisce 0-0 il primo tempo. Una prima frazione di gioco, la sua, che si è chiusa senza grandi acuti. Ci si aspetta di più da uno come lui nella ripresa. Ha girato a vuoto nel primo tempo senza mai rendersi veramente pericoloso dalle parti del portiere avversario. Comincia ora il secondo tempo. Borriello, Barella, occhio, cerca l'area di rigore. Perisic, D'Ambrosio, Candreva, Icardi cerca il sostegno dei compagni. Il lancio, occasione d'oro, e c'è la presa sicura del portiere. Vessino prova l'avanzata all'Inter. La mette bassa dentro. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. Ha trovato la porta con grande precisione, con un gol formidabile. È solo un grande giocatore con un'ottima tecnica, grande abilità di tiro come la sua, poteva permettersi questa giocata. C'è un cambio nelle fila dell'Inter. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Ionita. Pisacane. Punta l'area. Cigarini. Occhio al movimento dei compagni. Parte il tiro, palla che finisce in angolo.
È un cambio importante questo per dare energie fisiche e psicologiche alla squadra che è sotto. Occhio al corner, molto bene la difesa su questo calcio d'angolo. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Esce e recupera il pallone. Cigarini. Chiude bene il triangolo. João Pedro. C'è spazio per andare. Brozovic. La mette in mezzo. Buono l'anticipo del difensore. Apre bene di testa. Attenzione ai cardi. Perisic si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Un gol bellissimo, ha sorpreso il portiere con un tiro di rara precisione. Ha saputo calcolare il tempo giusto e ha trovato la rete. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Cigarini. Pisacane. Sau. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Dalbea. Occhio al suo movimento. È un piacere vederli giocare insieme. Ciao Mario! Tentativo che finisce a lato. Gran gesto tecnico qui dall'attaccante. Grande fiuto a un passo dal gol con questa pregevole conclusione a giro. Cigarini. Unita. Baragna metri. Grande intervento, quasi come un gol. Siamo entrati negli ultimi 8 minuti di gara. Brozovic. Alla verticale per Perisic. Nessun problema per il portiere. Si propone João Mario. Fermano la manovra avversaria. Ionita. Candreva. Maurito Icardi. Ci saranno 3 minuti di recupero. João Mario. Intercettano bene il pallone. Ecco il triplice fischio che mette fine al match. When it's just you, well, times can be tough. When